Buongiorno a tutti, dall'Archivio di Stato di Chieti. Oggi in questa versione un po' insolita rispetto all'incontro che era stato progettato, trasmettiamo esclusivamente via streaming una conversazione sulla resistenza in Abruzzo tra diari storici e World Diary, punti e spunti a partire dalle recenti pubblicazioni. La manifestazione era stata organizzata diverse settimane fa anche in concomitanza col piano di valorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le attuali disposizioni in materia di contenimento del Covid all'inizio di questa settimana avevano messo in forza la possibile realizzazione di questa iniziativa. Poi, di concerto con la prefettura, che era stata opportunamente interessata via PEC, si è stabilito che col mantenimento delle distanze, con l'utilizzo della mascherina e l'assenza di pubblico in presenza, scusate il bisticcio di parole, potevamo comunque dar luogo a questa conversazione coinvolgendo gli interessati esclusivamente via streaming. L'argomento di per sé si presta a diversi approfondimenti ed è stato oggetto di un recente intervento il mese scorso anche a Pescara. Il progetto, così come era stato organizzato, doveva essere più ampio e articolato, ma le misure di contenimento del Covid non hanno consentito quell'ampiezza che in fase di organizzazione si auspicava. Ovviamente si spera che, terminato questo periodo di contenimento in cui un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte, sarà possibile riproporlo anche con i soggetti che oggi non sono potuti essere presenti. Prima di entrare in medias res, lascerei la parola al sindaco di Civitella Messer Raimondo per un saluto istituzionale, anche perché la sua amministrazione si è spesa parecchio per rileggere le vicende dell'inverno 43-44, in cui la comunità di Civitella Messer Raimondo ha avuto un ruolo da protagonista. Sì, grazie. Saluto tutti, buongiorno a tutti i protagonisti di questo incontro virtuale, chiamiamolo così, e qui presso l'Archivio di Stato di Chieti saluto il pubblico che è in diretta. Sì, grazie direttore. Sì, dal 2014, subito dopo l'insediamento della mia amministrazione nel comune di Civitella Messer Raimondo, abbiamo inteso riappropriarci della propria nostra memoria storica con diverse iniziative. E sin da quel periodo abbiamo comunque invitato Francesco Di Cintio a visitare il nostro paese, che guidava in quel momento un Battlefield Study con il 4° battaglione del Parachute Regiment. Già in quell'occasione praticamente avevamo un po' discusso di quello che era stato il ruolo dei patrioti del comune di Civitella nel periodo inverno 43-44. Diciamo che poi negli anni 2015, 2016, poi 2017 abbiamo comunque portato avanti delle ricerche, abbiamo insieme al comune di Casoli nel 2015-2016 inaugurato poi una mostra che si trova presso il Castello di Casoli e organizzato delle giornate di studio anche presso il nostro municipio e il nostro territorio. E l'anno scorso, insieme alla geologa Adele Garzarella, che è una tra virgolette anche assessore consigliere alla cultura del mio comune, abbiamo inaugurato insieme al Parco Nazionale della Maiella un sentiero nella Valle della Libertà che ripercorre quelli che sono i luoghi proprio della memoria di quel periodo. E ecco, con questo saggio di Francesco diciamo che si va un po' a sancire e a ristabilire un po' qualche ruolo che era stato in passato forse non dimenticato, ma al quale forse non gli era stata data importanza.
Ovviamente, leggendo bene il saggio e approfondendolo, quello che posso dire, la mia conclusione, è il fatto di quando si fa una ricerca storica che si ha a che fare con delle fonti, ovviamente le fonti danno il significato e danno l'importanza a un tipo di ricerca piuttosto che a un'altra. Quindi ringrazio Francesco per questo saggio e diciamo che questo è un altro tassello che si aggiunge a quella che è la storia di un territorio e al quale bisogna dare importanza. Oggi se ne discuterà di questo. E nel 2018, tra l'altro, il mio comune ha avuto la medaglia d'oro al merito civile e ottenere una medaglia d'oro dopo 70 anni, 80 anni da quegli eventi è un qualcosa di significativo, vuol dire che il Ministero dell'Interno, quindi il Presidente della Repubblica che l'ha assegnata, hanno individuato in quella ricerca che è stata fatta, guidata dal consigliere Masciantonio Mario del Comune, insieme a un gruppo, e insomma ha valutato l'importanza che quella comunità ha dato in quel periodo. Oltre a questo siamo in attesa della firma delle convenzioni per un progetto che si svilupperà con un museo della memoria e la rivalutazione dei sentieri, riqualificazione dei sentieri della memoria verso la montagna Civitellese sulla linea Gustav. Siamo in procinto di firmare le convenzioni, ripeto, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà un progetto e un qualcosa che rimarrà poi nel tempo e darà valore a quel territorio che ha dato molto, nel piccolo ha dato molto al respingimento dell'invasione tedesca in quel periodo 43-44. Quindi grazie al momento siamo qui e seguiamo la diretta. Allora, ringrazio il sindaco per il suo contributo, per il suo saluto e passo la parola alla professoressa Piera Della Morgia, che è la presidente della sezione di Casoli dell'ANPI. La professoressa Piera Della Morgia ha seguito sempre con attenzione lo sviluppo di queste ricerche che, basandosi sui documenti anche dell'Archivio di Stato di Chieti, tendevano a valorizzare il contributo delle popolazioni del Sangro Aventino, oltre che degli abitanti di Casoli, al movimento proprio che ha portato alla liberazione dell'Abruzzo in primis, da parte dell'occupazione nazista. Prego. Grazie. Io ringrazio il dottor De Bernardiris, che è sempre molto gentile e disponibile nei miei riguardi, per avermi voluta ad una giornata di studio così importante. Per me è un onore poter ascoltare un professore universitario, Francesco Di Cintio, e condivido tutto ciò che il sindaco ha detto a proposito della situazione di Francesco e di ciò che si è realizzato a Casoli. Io chiedo scusa innanzitutto per la mia voce, che non è al meglio, non è la più adatta per parlare in pubblico, ma per il momento è l'unica che ho. Non mancherà occasione per vedere se ci sono miglioramenti. Come il direttore ha già detto, quindi io sono qui in qualità di presidente della sezione ANPI di Casoli, quindi abbiamo Civitella e Casoli, ma anche per stima ed affetto nei confronti di Francesco. Francesco, noi ci conosciamo credo dal 2011, presumo. 2013. Lo stesso anno in cui anche Giuseppe è apparso sulla scena. E sono qui soprattutto per ascoltare, per conoscere le diverse interpretazioni storiografiche prospettate dagli ultimi studi, e questo perché aderire all'ANPI non significa automaticamente essere un ricercatore, uno storico, un esperto, insomma. Significa però riconoscersi e aderire e operare in conformità agli obiettivi, agli ideali per i quali l'ANPI è stata istituita
e che sono appunto la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana, che avviene anche mediante la promozione di ricerche e testimonianze, la difesa dal revisionismo e il sostegno agli ideali che dalla Resistenza sono passati poi nella nostra Costituzione. Proprio in questa ottica, e direi parallelamente a ciò che avveniva anche nel comune vicino, proprio in questa ottica, nel caso specifico, da alcuni anni Ampi Casoli è impegnata nella valorizzazione di tutti quegli avvenimenti occorsi dal 1940 e sino alla fine della guerra, che hanno dato a Casoli un ruolo centrale nella grande storia. Casoli è stata la location, lo scenario di tanti fatti che solo da pochi anni sono stati riportati in primo piano all'attenzione dei casolani stessi e di tutti gli interessati, appunto perché il lavoro è stato fatto con rigoroso metodo scientifico e non solo basandosi sui ricordi degli anziani. Tutto questo lavoro è scaturito innanzitutto con la venuta a Casoli del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto in quei luoghi celebrare ufficialmente la ricorrenza del 25 aprile. Parlavo del lavoro, quindi del nuovo lavoro fatto sugli avvenimenti di Casoli. Questo lavoro è dovuto a due giovani ricercatori. Giuseppe Lorentini, che con i suoi studi sul campo di concentramento fascista di Casoli ha fatto cose egregie, ha portato Casoli alla ribalta internazionale, ha liberato dall'oblio degli armadi dell'archivio storico i volti e le storie degli ebrei e dei prigionieri politici sloveni e croati confinati a Casoli dal 40 al 45. E poi Francesco Di Cintio, con tutte le iniziative realizzate negli anni passati sempre a Casoli, già citati, già ricordati, ed ora con questo suo saggio, oggetto appunto del nostro incontro, considerato un turning point, un punto di svolta nella storiografia della Brigata Maiella. Quindi Casoli, possiamo parlare di Casoli nella linea Gustav, Casoli come faro di libertà, come ricordava Calazzaglio Ciampi, per tutti i prigionieri provenienti dalla Maiella occidentale, Casoli che accoglie gli sfollati di tutti i paesi del circondario, Casoli sede del comando alleato, Casoli dove nasce la Brigata Maiella. Bene, la storia è la più incerta di tutte le discipline, dice lo storico Marc Bloch. Io dico che la storia non è un film, non è un romanzo con la parola fine, ed è per questo che oggi siamo qua, per riflettere sulla genesi della Brigata Maiella e sulla resistenza in Abruzzo, proprio tra diari storici e documenti del War Office. Una cosa è certa, nulla potrà mai scalfire o offuscare il ruolo della Brigata Maiella e il suo contributo alla lotta di liberazione. Grazie. Ringrazio la professoressa Della Morgia per il suo contributo e per il suo saluto, e prima di entrare in medias res permettetemi di fare un po' il punto della situazione e spiegare perché un archivio di Stato, nello specifico l'archivio di Stato di Chieti, si interessa della tematica della resistenza. L'amministrazione archivistica statale agli archivi della Resistenza aveva prestato un'attenzione precoce, tanto che già nel 1983 è stato pubblicato un'opera di descrizione degli archivi degli istituti della Resistenza, la guida agli archivi della Resistenza, edita dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, e adesso Istituto Parri, che dà conto della documentazione posseduta in tutta la rete degli istituti afferenti. Però l'archivio di Stato di Chieti
rispetto alla tematica di cui oggi parliamo, ha un ulteriore atù, costituito appunto dall'archivio della Brigata Maiella. L'archivio della Brigata Maiella è uno dei pochi archivi, se non l'unico, di formazioni che hanno contribuito alla liberazione del territorio nazionale dall'occupazione tedesca ad essere conservato, ed essere conservato in particolare in un archivio di Stato. Perché in un archivio di Stato? Perché la Brigata Maiella, dopo la guerra, ha costituito un ufficio stralcio a Torricella Peligna. Sì. L'ufficio stralcio della Brigata Maiella di Torricella Peligna fu poi trasformato nell'ufficio provinciale di assistenza post bellica, ovviamente la sezione di Torricella Peligna. Quindi, in qualche maniera, la documentazione contenuta in questo ufficio provinciale di assistenza post bellica di Torricella Peligna è stata assimilata alla documentazione statale. E per questo motivo nel 1986 si è avuto il versamento della documentazione all'archivio di Stato di Chieti, che è l'archivio di Stato competente per territorio. Il primo versamento del 27 settembre del 1986 è stato integrato da un successivo versamento nel 1988 e da ultimo da un ulteriore versamento del 2007. Al 2007 data la pubblicazione anche dell'inventario dell'archivio della Brigata Maiella curato da Stefania Di Primio. Il fondo attualmente consta di 66 buste ed è articolato in tre serie: affari generali, fascicoli personali ed appendice. La Brigata era un reparto dell'esercito italiano e molto consultato in istituto è la serie che riguarda i fascicoli personali, dove si rintracciano le vicende dei singoli appartenenti alla brigata, spesso anche il foglio di congedo, che evidentemente è ritenuto di utilità anche da parte dei discendenti che hanno necessità di rintracciare notizie ulteriori. Per quanto riguarda la documentazione sulla genesi della Brigata Maiella, gran parte è contenuta nella prima serie, quella degli affari generali, e in particolare tutto ciò che riguarda i cosiddetti diari storici. Per una questione legata alle tempistiche della modalità di realizzazione di questo evento, abbiamo concordato che siano tempistiche da webinar, per cui proporrei di non approfondire ulteriormente questo aspetto di tipo archivistico e di passare la parola al professor Costantino Di Sante, che è membro del comitato scientifico dell'Istituto Ferruccio Parri e che ci illustra nuove prospettive della ricerca anche in chiave di public history e nuove fonti rispetto alla tematica della resistenza in Abruzzo. Grazie per questo invito a questo evento, grazie naturalmente all'Archivio di Stato per averlo organizzato, Francesco Di Cinchio, ma un saluto particolare al sindaco di Civitella Castellano Raimondo e anche al presidente dell'ANPI, che ringrazio per la presenza. Ora tenterò in pochi minuti di dare un piccolo quadro anche di quelli che possono essere dei nodi sia storiografici che di divulgazione possibile rispetto al tema appunto della resistenza in Abruzzo. Premetto che tante cose, soprattutto negli ultimi anni, sono state colmate, tante lacune sia a livello di ricerca che a livello di conoscenza. All'inizio si citava anche il lavoro fatto a Casoli da parte del professor Lorentini, ma anche penso alle questioni legate
a percorsi sentieri della memoria, e qui cito anche il sindaco, dove fino a pochi anni fa avevamo veramente piccole tracce ma non ancora uniforme. E penso che questa sia la strada giusta. Se noi andiamo a verificare, a fare un confronto tra quello che è stato fatto sulla linea gotica rispetto anche a questioni, diciamo, di divulgazione, di possibilità di conoscere i segni di memoria di quella che è stata la guerra, la resistenza e anche il dopoguerra, naturalmente c'è ancora molto da fare, però penso che si stia partendo e mi auguro col piede giusto. Ora, quali sono alcuni temi che a mio avviso hanno ancora bisogno forse di una sistematizzazione e ulteriori approfondimenti? Qui vedete un'ampia bibliografia, naturalmente limitata a quello che si può esporre, ma sicuramente significativa, e con grande interesse vedete le tante pubblicazioni anche che riguardano soprattutto la Brigata Maiella, ma non solo, e qui devo dire che anche la Fondazione a lei dedicata ha fatto numerosi lavori e un passo avanti anche nel farla conoscere nel panorama più generale della resistenza italiana. Però ecco, nella realtà abruzzese, anche rispetto alle formazioni che hanno combattuto, che hanno dato un loro contributo alla resistenza, abbiamo una serie anche di altre brigate, diciamo, che si sono distinte, e su questo, oltre ai lavori di Costantino Felice, forse ci sarebbe bisogno di una ulteriore, a mio avviso, sistematizzazione e approfondimento. Ci auguriamo tutti che da qui a poco il fondo del ricomparto, il riconoscimento, diciamo, delle formazioni partigiane venga reso disponibile. Sicuramente quella è un'altra fonte, in parte già utilizzata da alcuni studiosi, ma naturalmente non essendo stata ancora inventariata in maniera analitica, con qualche buco, e penso che quella sia anche un punto di riferimento per poter inquadrare il fenomeno della resistenza in Abruzzo nella sua anche complessità, di quella che poi è stata fondamentalmente una resistenza con tante sfaccettature. Pensiamo a quella che può essere fondamentalmente la scintilla quasi istintiva, quella che molti hanno chiamato la difesa della roba, quindi dove c'è una maturazione, si avviene politica lungo la strada, ma l'inizio non è quello naturalmente a far scattare l'idea di resistenza. Poi la resistenza dei militari, e qui andiamo dentro una questione, ecco, di fedeltà alla monarchia, di ordini, questo Abruzzo che nell'ambito anche della resistenza e della guerra in lunga prospettiva va inserito dentro, ecco, quelle che poi sono state anche le campagne militari alleate, questa linea trasversale della linea Gustav che taglia la nostra regione, e dentro questa logica naturalmente i militari che stanno qui nel nostro territorio si trovano a pochi chilometri dalle zone liberate. E la scelta che fanno, la scelta di alcuni di questi militari, quella naturalmente di resistere oltre nella confusione dopo l'8 settembre, è fondamentale anche per gli scontri che ci sono. Alcuni erano magari reduci anche da altri fronti, e gli scontri armati che si hanno anche perché c'è bisogno di chi sa usare le armi, e questo va ricordato. Giustamente negli ultimi anni si è molto sottolineato e dato giustamente attenzione a quella che è stata la resistenza senza armi, di solidarietà, però ricordiamocelo, poi alla fine per combattere un esercito in armi purtroppo la capacità di resistere anche con strumenti militari è fondamentale. E qui forse, ecco, alcune delle figure che hanno combattuto, penso sempre, diciamo, a quella che è stata poi la prima battaglia in campo aperto della resistenza italiana, come la chiamò Ferruccio Parri, la battaglia di Bosco Martese, nel settembre, diciamo, 25 settembre del 1943, fu una resistenza che vide protagonisti i militari. E un altro aspetto che, come dicevamo, anche grazie ai lavori su campi di internamento, ma anche penso ai campi prigionieri di guerra, qui il campo di Fonte d'Amore di Sulmona è un punto di riferimento, ma anche pensiamo agli altri due, quello di Avezzano e quello che si trovava a Chietiscalo, ecco, quindi la presenza
di questa multiforme umanità fatta di prigionieri britannici che andavano dal Sudafrica agli indiani per americani e via dicendo, tutto quello che componeva il Commonwealth presenti sul territorio neozelandesi. Ecco, la battaglia di Bosco Maltese vide appunto queste figure insieme a resistenti italiani. Potrebbe essere quasi una delle prime, diciamo, anzi sicuramente, ecco, unità di intenti per combattere il nazifascismo. E quindi anche su questo oggi abbiamo naturalmente degli studi abbastanza esaustivi. Non abbiamo però quello che si sta cercando di fare anche per la linea Gustav. C'è un percorso, chiamiamolo, della memoria. Ecco, io cerco di intrecciare quella che chiamiamo un po' public history, disseminazione e ricerca. Ormai i campi di internamento sono, non dico tutti, ma una parte ben segnalati, con delle lapidi in provincia di Chieti, in parte in provincia anche di Teramo, dove insistevano questi luoghi. Sui prigionieri di guerra, oltre il lavoro fatto a Sulmona, appunto anche lì da una fondazione, ci sarebbe anche molto altro da fare, e speriamo che grazie anche a nuovi studi che anche l'Istituto Ferruccio Parli sta portando avanti con San Martino Trust, questo possa avvenire. Altra questione, oltre ai prigionieri, ecco quello che poi è un altro elemento che Roger Absalom aveva già iniziato a studiare negli anni '80, appunto solidaristico, quella figura dei benemeriti. Oggi se noi parliamo di benemeriti ci sfugge chi sono, almeno non è così di uso pubblico questo termine. I giusti, mentre grazie anche al 27 gennaio, al giorno della memoria, se parliamo di giusti, anche grazie, diciamo, ai mezzi di comunicazione di massa, ai film che sono stati dedicati ai giusti, cioè coloro che salvarono gli ebrei durante la persecuzione della Seconda Guerra Mondiale, li conosciamo bene, mentre sui benemeriti, cioè la popolazione che aiutò i prigionieri di guerra dopo l'8 settembre sui nostri monti, ma in particolare nell'Appennino, ma anche in altre zone d'Italia, ecco, questa figura non è ancora ben presente nel dibattito pubblico né così conosciuta, e penso che invece anche su di loro sarebbe bene riprendere i lavori di Roger Absalom e fare un'anagrafe di questi benemeriti. E ricordo che ci sono state intere comunità che hanno aiutato gli ex prigionieri a rischio della propria vita, perché i bandi davano questo come poi soluzione a chi fosse stato scoperto nel aiutare un ex prigioniero di guerra. E mi auguro che questo possa essere naturalmente portato avanti. Poi l'altro aspetto che negli ultimi anni forse si è un po' perso, sì, è vero, abbiamo una popolazione che resiste istintivamente, forse diciamo apolitica, diciamo apartitica più che apolitica, ma poi si è trascurato invece che dentro anche alcuni movimenti che si svolgono in varie comunità locali c'erano degli antifascisti, magari una minoranza come cade spesso, però che avevano ben un'idea di quella che poteva essere un'altra Italia dopo il regime. E su queste figure c'è bisogno forse di ritornare, tenerle sempre ben presenti quando analizziamo, ecco, il fenomeno resistenziale, quelli, diciamo, antifascisti anche di lunga durata. E qui torniamo a quella che è stata anche la persecuzione che è stata adottata dal regime nei loro confronti. L'Abruzzo diventa non solo luogo di campi di internamento e di prigionia per i soldati nemici, ma anche è stata una regione che ha visto diverse località di confino politico, e anche questo aspetto stiamo portando avanti adesso una ricerca con molte difficoltà anche qua per la lacuna di alcune fonti, però anche questo, chiamiamolo, topografia dei luoghi del confino andrebbero valorizzati, indagati e resi pubblici, perché poi quella è stata la cosiddetta arma silenziosa del regime che in maniera chirurgica ha evitato che le opposizioni si potessero esprimere, che il paese potesse, diciamo, essere, diciamo, soggiogato a quella che era poi la propaganda del regime fascista.
Altri due o tre aspetti in velocità. Ecco, quando parliamo anche del nostro Abruzzo, non possiamo non tener conto, come dicevo prima, del contesto generale, non solo le missioni alleate, e qui ritorniamo anche all'ultimo saggio, alle origini della Brigata Maiella di Francesco Di Cintio, e quindi anche le fonti britanniche, che sono fondamentali, quelle del War Office, e come sappiamo, man mano che si aprono archivi e si studiano altre fonti, abbiamo altre possibilità di analisi e di interpretazione. E qui cito però anche altre fonti che potrebbero esserci utili. Hai un famoso convegno che si svolse ad Atessa se non ricordo male, negli anni 90. Schreiber, un famoso studioso tedesco, mise abbastanza in fila quelle che erano le fonti anche tedesche sulla linea Gustav. Manca però un quadro d'insieme anche per gli altri territori, e anche questo andrebbe fatto, cioè la linea Gustav è sicuramente un punto fondamentale sul quale si dovrebbe, diciamo, anche tornare per alcuni aspetti, dicevamo, con nuove fonti, ma anche il resto della regione va inquadrato dentro la strategia sia alleata che dell'altro esercito che affrontava gli alleati. E poi l'altro elemento di quello che è questo panorama, come vedete, così complesso, cioè il ruolo della Repubblica Sociale, che nonostante l'Abruzzo fosse un fronte, un grande diciamo, retroterra di un fronte, gran parte della regione, però le istituzioni e le organizzazioni repubblichine furono istituite. Qual è stato il livello di collaborazionismo? Chi sono coloro che poi hanno continuato a combattere a fianco dell'asse? Con quale motivazioni? Ecco, anche questo è un altro tema, forse una lacuna che speriamo di colmare, parlo in maniera sistematica e generale perché alcuni studi naturalmente ci sono, ma forse valerebbe la pena, ecco, anche il tema del collaborazionismo, di affrontarlo in maniera molto più aperta. Poi il ruolo della Chiesa, anche su questo abbiamo avuto a livello istituzionale, diciamo, dei lavori, del ruolo di eminenti, diciamo, vescovi, anche preti che hanno combattuto a fianco dei resistenti, la solidarietà data, tutto il resto. Però, ecco, ancora gli archivi diocesani, secondo me, possono dare ulteriori informazioni, e anche su aspetti che più o meno ho toccato, anche l'archivio segreto vaticano che è stato aperto anche per quanto riguarda alcune missioni portate sul territorio, in particolare penso anche durante la guerra alle missioni di aiuto ai prigionieri e agli internati sul territorio. Ora, che penso che il mio tempo sia ormai esaurito, ultime due considerazioni molto molto veloci. Per quanto riguarda un altro tema che secondo me va messo a fuoco. Nell'immediato dopoguerra, noi dobbiamo sempre pensare, da un punto di vista cronologico, che parliamo di mesi, ecco, come linea del tempo, di quei 8-9 mesi, più o meno, dal settembre, quando parliamo di resistenza, settembre 43, giugno 44, diciamo, per la maggior parte della regione, con dei distinguo per la provincia di Chieti, che viene liberata prima, e via dicendo. E contestualizzare anche quello che è stato il duro inverno 43-44, anche rispetto a ciò che accade alle popolazioni, ma forse su questo c'è stato già degli apporti importanti, penso a quelli di Costantino Felice e di altri, del ruolo, ecco, delle popolazioni sotto l'occupazione tedesca e anche le difficoltà, penso anche alle stragi nazifasciste. Oggi abbiamo un atlante e anche il lavoro fatto da tanti ricercatori, grazie anche all'AMPI, all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, abbiamo anche qui sistematizzato, diciamo, anche l'aspetto per anni tralasciato delle stragi. Quello che manca rispetto anche al dopoguerra è che qui abbiamo un periodo che va dal giugno del 44 fino naturalmente alla liberazione e anche al dopoguerra, dove c'è un controllo militare alleato,
l'Allied Control Commission, appunto un fondo che poi si trova a Roma, che è stato in parte studiato da Nicola Palombaro con alcuni studi puntuali, ma anche lì c'è ancora, diciamo, diverso materiale che potrebbe essere studiato e utilizzato, in particolare nell'immediato anche secondo dopoguerra, di come l'Abruzzo, no, viene man mano accompagnato a tornare ad essere, tra virgolette, non più sotto il controllo militare alleato. E su questo un altro tema che riguarda tutto l'Abruzzo, ma in particolare la zona della linea Augusta, penso anche a, e anche i segni di memoria, a tutta l'opera di sminamento sul quale bisogna tornare, anche di diciamo come è avvenuto, perché è un'area, non solo le costruzioni fatte dai nazisti e dall'altra parte, diciamo, le distruzioni durante gli eserciti che si scontrano, ma anche tutta l'opera, ecco, poi di sminamento, di bonifica del dopoguerra, i segni, diciamo, le macerie, le rovine, che sono l'altro segno grande di memoria. E qui veramente concludo, il tema, qua grazie anche a una ricerca avviata e speriamo di poter continuare, anche il prelievo di manodopera forzata sul territorio, che viene spostata sia per le costruzioni ma sia per essere inviato in Germania. E come vedete ci sono tante cose ancora che ci possono interessare nella ricerca storica, e penso, ecco, che ripartire dalle fonti che qui proporremo fra poco sia un fatto importante, e anche che l'archivio, luogo dove queste carte sono messe a disposizione degli studiosi, sia un fatto significativo. E ci auguriamo tutti, ecco, che poi, rispetto a quello che stanno portando avanti, ecco, il Comune qui, l'ANPI, l'Istituto per la Resistenza regionale e anche le università, cioè coloro che producono ricerca, la Fondazione Brigata Maiella e tutti coloro che contribuiscono a fare conoscenza, possa essere veramente un bacino importante al quale attingere per far sì che ci siano sempre più percorsi di storia e di memoria su quella che è stata la resistenza nella nostra regione. Grazie. Ringrazio Costantino Di Sante per gli spunti suggestivi che ha fornito e soprattutto per il rispetto tassativo dei tempi da webinar che ci eravamo dati. Mentre lui parlava mi veniva in mente che una recente acquisizione dell'Archivio di Stato di Chieti riguarda proprio la serie dei danni di guerra del Genio Civile, e potrebbe, almeno per quello che riguarda lo sgombero macerie, illuminare proprio su questi aspetti della ricerca che finora per mancanza di fonti non è stato possibile indagare di più. Adesso la parola va a Francesco Di Cinchio, che ha iniziato una collaborazione con l'Archivio di Stato di Chieti da ben 5 anni. Quando è venuto in archivio stava portando avanti delle ricerche per l'Atlante delle stragi, e anche lì il contributo che poi è stato pubblicato sulla strage di Santa Cecilia di Francavilla ha da subito manifestato la sua capacità di rileggere con una prospettiva diversa dei dati che le fonti mettevano già a disposizione. Il pregio di Francesco Di Cinchio è quello di unire alla pazienza che connota tutta la ricerca storica una notevole competenza in ambito della storia militare e delle strategie militari, quindi una notevole conoscenza anche di quelle che sono le strategie militari. E questo gli consente di rileggere, appunto con occhi diversi, quelle fonti che gli storici finora hanno letto secondo chiavi di interpretazione differenti. Il contributo che è stato dato alle stampe nel giornale di storia alle origini della Brigata Maiella, sul numero 31 del giornale di storia, illustra appunto questa sua acribia.
E adesso ci illustra alcuni spunti, no? Sulla documentazione degli archivi nazionali inglesi, il battle drill, il battle inoculation e poi dopo la figura di Lionel Wigram. Gli argomenti sono tanti, i tempi sono sempre da webinar. Allora, siccome sono un profondo estimatore della figura di Lionel Wigram, direttore, le chiedo quindi di farmi i famosi gesti, il famoso gesto della forbice, sì, così saprò regolarmi o mettermi un timer di fronte. La ringrazio per l'introduzione, come ringrazio il sindaco di Fitella Messer Raimondo, Danilo D'Orazio, e la professoressa Piera della Morgia per essere qui presenti, così come il professor Costantino Di Sante, l'archivio di Stato di Chieti, soprattutto il direttore che non solo da 5 anni mi sopporta, ma che ha voluto organizzare anche questo evento, nonostante penso che sia l'ultimo in previsione di in base alle attuali disposizioni. Sì. Diamoci una speranza. Lionel Wigram, diamoci una speranza. Le speranze che cercava di dare Lionel Wigram nella sua veste di istruttore. La mia ricerca parte da un presupposto: colmare un gap sostanzioso tra la storiografia italiana e quella britannica sulla presenza, sul modo di combattere, di intendere la guerra, sia da parte degli anglo-americani sia da parte dei tedeschi sul versante adriatico della linea Gustav. Soprattutto avendo avuto l'occasione di lavorare e di studiare in Inghilterra, soprattutto mi strideva fortemente una certa storiografia italiana che accusava o meno gli inglesi di essere stati abbastanza, se non propriamente, refrattari a concedere un certo tipo di fiducia, e soprattutto mancava nella nostra produzione un'analisi sulle difficoltà che l'esercito alleato, e soprattutto in questo caso l'ottava armata britannica, ha incontrato nel condurre questa guerra. Perché giustamente il professor Di Sante prima ha detto ci vogliono le armi. Gli inglesi non difettavano di armi, questo possiamo dirlo. Dottore. Va benissimo. Allora, Costantino, visto che ci diamo del tu, diamo col tu. Costantino. Mancavano, di certo gli inglesi non difettavano di armi, ma soprattutto c'è un bellissimo, diciamo, sketch che di solito gli storici inglesi e tedeschi si fanno. I tedeschi e anche i francesi ricordano che Napoleone e i generali tedeschi erano grandissimi generali, brillanti generali nel vincere le battaglie. Gli inglesi poi alla fine si fermano e dicono sì, ma noi vinciamo le guerre. Ed è questa è stata una caratteristica dell'esercito britannico anche durante la Seconda Guerra Mondiale, partito con un gap impressionante nei confronti dell'esercito tedesco, che poi man mano ha dovuto recuperare. E proprio da prima lo sbarco e la campagna alleata in Sicilia e poi la stessa campagna in Italia, ed è qui sarà importantissima la linea Gustav, forniranno alle forze armate alleate quelle importantissime lesson learned, cioè le lezioni apprese che gli consentiranno poi di poter veramente, scusatemi il termine, macinare importanti vittorie, quelle che effettivamente hanno cambiato poi il corso della guerra nell'Europa nord-occidentale. Perché per quanto la campagna d'Italia sia stata importante, non dico una cosa nuova affermando che i veri giochi, la vera partita si sarebbe giocata dalla gognata apertura del secondo fronte in poi. Ed è qui proprio che si affaccia la figura del maggiore Lionel Wigram, un personaggio straordinario come saranno straordinari i patrioti di Civitella Messer Raimondo, che entreranno in contatto sia con lui che con gli ufficiali che lo hanno preceduto su questo fronte, perché Lionel Wigram arriverà qui in Abruzzo, a Casoli, tra il 5 e il 6 gennaio 1944, poi lo potremo vedere anche in maniera documentata con le fonti. Lionel Wigram bisogna distinguere, ed è qui devo dire che il lavoro di Timothy Harrison Place, che saluto se ci sta seguendo, anche se più o meno parlicchia l'italiano,
è stato importantissimo perché è stato il primo nel 2000 a scindere in due parti questa figura dell'ufficiale Lionel, e dell'uomo Lionel Wigram. Perché queste due figure sono così importanti? Questi due aspetti della personalità di Wigram sono importanti, perché soprattutto il carattere di Wigram, un carattere non facile, influenzeranno la sua carriera. Lionel Wigram non è un ufficiale regolare dell'esercito britannico, si arruolerà in due fasi nella Territorial Army, la più importante giustamente il secondo arruolamento nel 1939, e incomincia già a confrontarsi con quello che sarà un suo problema, perché Lionel Wigram aveva un grosso problema caratteriale. Era un antisistema, era un antiaccademico, non reggeva la disciplina dell'esercito britannico. Numerose sono le ispezioni che l'esercito britannico, il War Office, invia tramite, io penso, una delle figure più bisfrattate da Lionel Wigram, il maggiore Byrd, che Wigram lo accusa, lo appella in tutti i modi possibili, proprio anche in maniera veramente certe volte allucinante. E soprattutto dall'altra parte inizia quella del, e non, qui non esagero, colui che ha portato la più grande rivoluzione militare nell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché Lionel Wigram è stato il protagonista indiscusso del famoso biennio 1941-42, ed è quel biennio in cui l'esercito britannico si è svegliato dal torpore che stava vivendo, si è ripreso dalle cocenti bastonate inflitte che ha subito dall'esercito tedesco, e si è messo a tavolino con alcuni brillanti, ma devo dire brillanti ufficiali, per capire come vincere questa guerra. Questo perché, ed è questo importante anche per capire poi in realtà come, anche da un punto di vista di come i civili subiscono la guerra, il concept e la doctrine, cioè appunto il concetto e la dottrina di un'unità, possano influire come quella stessa unità interpreta il campo di battaglia. L'esercito britannico comprende in questi anni che i tedeschi soprattutto hanno sviluppato un modo di fare la guerra completamente nuovo. E qui vorrei citare non a caso Robert Citino, uno storico dell'Università della Pennsylvania americano, attualmente possiamo definirlo tra i più grandi esperti della military effectiveness dell'esercito tedesco, che in una sua recente pubblicazione From Blitzkrieg to Desert Storm ha voluto ricordare e appunto documentare come questa guerra lampo, che in realtà è una guerra di movimento, è tutta opera appunto di quel processo di analisi, di studio intrapreso nell'esercito tedesco fin quasi subito dopo la fine della prima guerra mondiale. Ed è qui che entra in scena, diciamo, la controparte di Wigram nell'esercito tedesco, il generale von Seeckt, che nel 1921, attraverso una serie di pubblicazioni, cambierà radicalmente il modo di intendere e di fare la guerra. Ed è sarà lui a coniare, a descrivere e a far applicare l'esercito tedesco nel famoso archetipo dottrinale del Bewaffnungskrieg, cioè la famosa guerra di movimento, che non è altro la Blitzkrieg, che in realtà è stato coniato da un giornalista che nel 39-40 aveva potuto osservare la velocità nell'esercito tedesco. Wigram incomincia a riprendere le analisi che erano state fatte durante la prima guerra mondiale anche all'interno dell'esercito britannico, penso a Ivor Maxey, penso ad Alexander, che avevano coniato per primi il termine battle drill, e a insistere in maniera proprio feroce con le più alte gerarchie dell'esercito britannico affinché capissero che per fare la guerra ci vogliono sostanzialmente due fattori: da un punto di vista tattico, operativo, il fuoco e il movimento, e da un punto di vista prettamente
dell'animo dei soldati, bisognava andare a creare quello che è il soldato moderno. Una persona, ed è che qui, ecco, che la figura di Lionel Wigram, che ci riporta la produzione britannica, le fonti britanniche, ma anche lo stesso manuale scritto da Wigram nel 1941, Butter School, strida un po' con quello che ci aveva presentato la storiografia italiana, perché, come ricordava anche un suo testimone, un suo grandissimo amico Richard R. Greaves, che è stato anche a Civitella, Wigram era difficilmente poteva apparire come una persona molto sensibile, gentile. In realtà Wigram era una persona che considerava la sua stessa vita, e come imprenditore immobiliare, qualcuno potrebbe anche dire uno speculatore edilizio, e il modo di fare la guerra come aggressività pura. Wigram, nel suo manuale che lui divide in Battle Drill Tecnica e Battle Inoculation, la famosa vaccinazione alla battaglia, per far capire ai soldati la durezza dello scontro, usa un termine particolare, il termine inglese gore, che vuol dire spargimento di sangue. Perché poi alla fine, signori, la guerra è un fatto di... Anzi, per fortuna che la campagna d'Italia non ha assunto nel tempo quell'epica, quella narrazione epica che invece ha lo sbarco in Normandia, perché ancora gli storici possono analizzarla, fortunatamente, io dico, come ancora una mera questione di mud and blood, cioè una mera questione di fango e sangue. E Wigram mette proprio in faccia alle altre gerarchie dell'esercito britannico che nei primi anni del secondo conflitto mondiale gli inglesi non solo avevano difettato di tecnica, di movimento, di fuoco in movimento, ma soprattutto era evidente l'elevato tasso di diserzione e l'elevato tasso di incapacità dei soldati di poter, anche in assenza di un ufficiale, perché comunque il tasso degli ufficiali morti durante la Seconda Guerra Mondiale è altissimo, scusate, visto che c'era questo grande problema di diserzione, Wigram incomincia a creare uno speciale tipologia di addestramento che serviva appunto ad impartire ai soldati britannici la cosa più importante che un soldato deve avere in combattimento, secondo Wigram, ma secondo la maggior parte degli storici, un certo grado di aggressività durante lo scontro, cioè quello che poi alla fine aveva caratterizzato l'esercito tedesco. Wigram non era una persona dalle notevoli capacità di mediazione diplomatiche, per questo si andò a inimicare tutto l'establishment regolare dell'ottava armata britannica, ma aveva grande capacità di sintesi, grande capacità di leggere nei suoi sottoposti ciò che lui andava cercando: fegato e intelligenza, capacità di lettura dell'evoluzione tattica di una battaglia. E soprattutto era una persona che aveva un purtroppo numerosi richiami lunghi quanti un braccio per il suo modo appunto di trattare male gli altri ufficiali dell'esercito britannico e gli ispettori, ma questo gli era utile perché lui considerava la guerra e l'amministrazione dell'esercito britannico una cosa che doveva essere alleggerita da tutti quegli orbelli che di solito caratterizzano la vita militare. E quindi è importante la figura di Lionel Wigram, perché nel processo di formazione della Brigata Maiella, perché ciò che ci aveva presentato la storiografia italiana, come aveva presentato la storiografia italiana la difficoltà appunto dei maiellini di farsi riconoscere perché gli alleati erano sospettosi, ciò invece non trova riscontro perché le unità che si sono alternate nella gestione del movimento resistenziale nel Sangro Aventino, e penso quindi anche alla stessa unità di Wigram, il 6° battaglione Queen's Own Royal West Kent Regiment, in realtà dimostrano un eccezionale pragmatismo nel capire l'importanza che questo movimento stava prendendo all'inizio del gennaio 1944, comprendono perfettamente
in questo caso i paraguisti britannici, come avere un aiuto locale, non solo poteva essere utile per le pattuglie, ma poteva essere anche d'aiuto per tenere sotto controllo tutti gli spostamenti del nemico. La grande particolarità di Wigram, vorrei arrivare a un punto importante per ricongiungere la storiografia italiana con quella anglosassone. Abbiamo prima parlato che Wigram aveva grossi problemi a relazionarsi con i generali dell'Ottava Armata. Questo si può evincere dopo la campagna, dopo la vittoriosa, anzi, la vittoria mutilata, scusate il termine, ma è così, la campagna militare alleata in Sicilia, perché sebbene gli alleati, sì, è vero, hanno liberato la Sicilia, purtroppo la Dunkerque delle forze dell'asse, cioè il ritiro attraverso, per gli inglesi era stato il canale della Manica, per le forze dell'asse lo stretto di Messina, aveva impedito agli alleati di sconfiggere, di annientare le forze dell'asse e quindi permettere a un grosso quantitativo di armi, rifornimenti e uomini di sbarcare in Italia e poi di continuare la guerra. Wigram aveva scritto una relazione molto importante dal punto di vista tattico, perché lui era in Sicilia come osservatore del War Office, ma soprattutto era stato richiamato in patria per un ciclo di conferenze. Il tema di una di queste conferenze, che poi sarebbe dovuta essere pubblicata dal War Office, era sull'alto tasso di diserzione, uno dei temi che più a cui più teneva Wigram. Ecco, si andò a creare un attrito molto forte con Montgomery, che fece distruggere questo rapporto di cui purtroppo non abbiamo più traccia, ma soprattutto mise ancora una volta in luce le difficoltà di Wigram nel sapersi relazionare con i suoi superiori. In quel convegno, cioè in quella riunione che c'è stata tra l'eroe di El Alamein, il comandante dell'Ottava Armata, Wigram, che ci è stata raccontata più dai testimoni dell'epoca, Wigram non dimostrò, diciamo, notevoli capacità di saper stare al suo posto e pertanto da tenente colonnello divenne maggiore. Però, ecco, vorrei sottolineare questo, che per quanto il suo carattere fosse molto spigoloso, le sue capacità di analisi tattico-militare, la sua capacità di intendere e di aver evidenziato lo schema che i tedeschi avrebbero riproposto dalla Sicilia anche in Italia, fece sì che Montgomery spedì Wigram nell'unica divisione che lo avrebbe accettato e che gli avrebbe dato poi, nel corso della guerra, ampio consenso nel poter attuare tutto il suo progetto. Wigram nella campagna in Sicilia dimostrò che i tedeschi combattevano una guerra di ritirata, una guerra che loro intendevano combattere attraverso le delaying actions, le azioni dilatorie, attraverso l'uso di retroguardie, di unità di retroguardie molto aggressive. Anche in questo caso i tedeschi, anche se si difendevano, non rinunciavano mai a dover attaccare, anche in situazioni disperate. E aveva capito che per poter impedire questa ritirata organizzata, ritirata tattica organizzata, era necessario infiltrarsi dietro le linee nemiche. Pur essendo, e qui vorrei dire questo, pur essendo un ebreo Wigram, e odiava profondamente i nazisti, tanto che lui ricevette diversi rapporto di rigore, no? Dalle altre gerarchie dell'esercito britannico, perché il linguaggio che usava verso i tedeschi non era proprio consono. Però Wigram era un profondo estimatore dell'esercito britannico e dell'esercito tedesco. Lo scrive proprio lui stesso nel suo manuale, in cui dice: se non giochiamo, se non facciamo la partita come la fanno i tedeschi, se non giochiamo al loro stesso gioco, questa guerra, se la vinceremo, sarà con perdite elevatissime. Montgomery comprende che Wigram e la sua dottrina del battle drill, di fuoco in movimento, sono essenziali per poter vincere la guerra. È costretto a degradarlo, perché ovviamente Wigram, anche il suo carattere, non poteva non essere
punito, lo invia nella 78esima divisione, in una divisione che per prima incominciò un'aspra critica nei confronti della dottrina di Montgomery e che considera Wigram uno dei suoi più importanti teorici. Vorrei ricordare che in ogni divisione dell'esercito britannico durante la seconda guerra mondiale veniva costituito un centro d'addestramento anche durante la guerra che doveva permettere alle truppe di essere continuamente pronte, di ripassare la dottrina, di ripassare le metodologie tattiche. Arriva nella 78esima divisione, che nel gennaio del 1944 verrà schierata qui nel Sangroventino con la 36esima brigata proprio a Casoli. E quando Wigram, grazie allo straordinario lavoro di mediazione di Foreman, fa intendere, ed ecco qui l'assenza proprio della dimensione politica di questa, e questo lo voglio sottolineare ancora di più, vi è un'assenza di dimensione politica in questa alleanza. Nessun membro della resistenza verrà intervistato, poi vedremo che cos'è un war diary, dalle forze angloamericane per comprendere, no? Numerosi studi della storiografia italiana ci avevano fatto intendere che c'erano stati diversi interrogatori per capire la natura politica dei leader della resistenza, per comprendere se non avessero, casomai no, volessero intraprendere azioni sorvessive una volta che la guerra fosse finita. Invece i war diary di tutte le unità dell'ottava armata, quindi tutta la catena dell'ottava armata, invece sottolineano l'assenza delle preoccupazioni politiche degli inglesi nei confronti degli italiani, ma invece fanno risaltare il ruolo che avrebbero potuto avere gli italiani nel poter essere protagonisti, perché la grande abilità di Wigram non aveva grandi doti di comando, poi un domani potremo vedere come anche lui commetterà anche diversi errori nella battaglia di Pezzoferrato. Vi voglio ricordare che Montgomery, ogni volta che Wigram aveva contatti con Montgomery, sia Montgomery che Ralfri gli ricordavano: sì, tu sei un grande teorico, ma in esperienza di combattimento ne hai zero. Perché prima delle azioni, prima della campagna d'Italia, Wigram avrà soltanto 5 giorni di comando del quinto Buffs in Sicilia e poi niente più. Poi ritornerà prima della battaglia del Trigno. Però ecco, Wigram aveva questa grandissima capacità di elevare al massimo, di valorizzare al massimo i talenti dei suoi sottoposti. Ed è questa è una chiave di lettura che le fonti ci danno nel comprendere che cosa ha visto Wigram, ma anche le truppe precedenti, e quindi parlo del 4° battaglione paracadutisti, del 6° battaglione Royal Welsh paracadutisti e del 2° battaglione Royal Inniskilling Fusilier, nel capire l'utilità, in questo caso, dei patrioti di Civitella messi a Raimondo, nel poter appunto tenere a debita distanza da Casoli e dagli altri paesi, penso a Civitella, penso a Gesso Palena, e di rigettare via le forze tedesche attraverso appunto facendoli imparare la sua dottrina di fuoco in movimento, che come dichiarava Wigram non era così difficile, serviva soltanto coordinazione, serviva capacità di leggere la situazione e soprattutto serviva anche il fegato. Allora, grazie a Francesco per la sua disamina e adesso ci avviamo alla conclusione. In conclusione, dovendo ristrutturare un po' l'incontro così come progettato, facciamo un esperimento che in una trasmissione via streaming forse sarà ardito, quello di un'analisi comparativa delle fonti, quasi una sorta di laboratorio, un'analisi laboratoriale di storia, per vedere un po' il paragone tra la documentazione storica già presente negli archivi italiani, in particolare nell'archivio di Stato di Chieti, e invece l'apporto euristico che viene dato dall'utilizzo appunto dei war diary degli archivi britannici.
Prima di iniziare mi piace leggere la considerazione conclusiva di Stefania Di Primio nell'introduzione archivistica all'inventario da lei redatto dell'archivio della Brigata Maiella. Scrive Stefania Di Primio nel 2007. I documenti finora sono stati poco consultati, si riferisce ai documenti del Fondo Brigata Maiella, e quindi poco utilizzati ai fini della ricerca storica. Quasi tutte le pubblicazioni esistenti sulla Brigata Maiella, comprese quelle citate nella bibliografia di cui poi correda l'inventario, sono opera dei suoi ex appartenenti. Si caratterizzano per il loro aspetto celebrativo, quando non agiografico, e sono per lo più memorie. La predisposizione di un inventario completo e sufficientemente analitico potrà costituire le basi per dar vita a future attività di ricerca e ricostruzione storica. Che è un po' l'ambizione con cui abbiamo pensato di organizzare questo evento e che la documentazione del Fondo Brigata Maiella sarà stata senz'altro utilizzata dagli estensori delle pubblicazioni che abbiamo qui in esposizione. Allora, avviando l'ultima parte, titolo è il Jacques di Achille Gattone e la diatriba sulle origini della Brigata Maiella. Tra le novità esposte in maniera chiara e verificabile nel saggio di Francesco Di Cintio alle origini della Brigata Maiella pubblicato sul Giornale di Storia, vi è l'utilizzo della documentazione governativa britannica del War Office per illustrare, comparare e trovare una sintesi tra le diverse narrazioni in seno al movimento resistenziale del Sangro Aventino sulle origini della Brigata Maiella. Il primo documento che si prova ad esaminare, un attimo solo che arrivo, è tratto dal settimanale Il Piave, il numero 25 del settimanale Il Direttore, Piave. Ci ha scritto lì con tutto. 0635. 0635. Ok. E Il Piave è un periodico dei soldati italiani inquadrati nell'ottava armata britannica, periodico curato dal comando della 228esima divisione. Il documento che dovrebbe essere in mostra è datato 4 agosto 1945. Allora, introduciamo un attimo l'argomento, un argomento che può risultare pruriginoso, ma nell'utilizzo delle fonti britanniche mi ero reso conto che più o meno c'era una certa idiosincrasia nella narrazione, non solo a livello storiografico ma anche a livello delle fonti, su quello che c'è stato anche ricordato tramite manifestazioni e anniversari sulle origini della Brigata Maiella. Quando è nata, come è nata, prima abbiamo visto Lionel Wigram, abbiamo visto come per esempio l'esercito britannico è più un esercito capace di valorizzare il movimento resistenziale del Sangro Aventino più che un freno al legittimo senso di libertà. La storiografia, soprattutto attraverso, e qui è giusto citarli, gli studi di Palombaro e Costantino Felice, negli anni ci ha palesato che vi era stata una querela alla fine della guerra tra Achille Gattone, uno dei leader del movimento del gruppo dei patrioti di Civitella Messe e Raimondo, e la fazione più importante, quella che faceva capo a Ettore Troilo. Sostanzialmente la prima traccia, diciamo, che viene resa nota al pubblico sulla Brigata Maiella è questo articolo del settimanale Il Piave del 4 agosto 1945, in cui, e qui basta leggere l'incipit, il 5 dicembre 1943 si costituisce sul Sangro la banda dei patrioti della Maiella. 300 figli d'Abruzzo iniziano così, a fianco del quinto corpo inglese, che in quell'epoca operava nel settore Guardia Grele, Palombaro, Lama dei Peligni, Colle di Macine, Pizzoferrato, Palena, i primi combattimenti, liberando
dall'oppressione tedesca importanti località delle valli dell'Aventino e del Sangro. È un articolo più o meno che racconta, come potete vedere anche il nostro pubblico a casa, quella narrazione, fornisce quella narrazione che è arrivata più o meno fino ai giorni nostri. A questa, ecco, come nacque la Maiella. Il 5 dicembre 1943 le truppe alleate liberarono Casoli immediatamente. L'avvocato Ettore Troilo, che da qualche tempo viveva nascosto a Torricella Peligna per sfuggire alle ricerche dei tedeschi che lo avevano preso di mira per la sua attività partigiana, lasciava il suo rifugio e con una squadra di 15 uomini si presentava al comando inglese, offrendosi per lavori di parazione in un'importante strada, ma nel tempo stesso esponendo il suo desiderio di costituire alcuni protoni di volontari per coadiuvare efficacemente le operazioni alleate. Naturalmente la vasta conoscenza della zona montagnosa in cui gli inglesi si apprestavano a operare rendeva infatti di particolare interesse la costituzione di simili reparti di abitanti del luogo. La proposta pareva stesse per essere accettata quando il cambio del comando britannico nella zona mondò tutto a monte. L'avvocato Troilo non disarmò, tornò una, due, altre volte al comando inglese per superare la riluttanza ed esaminare le difficoltà che man mano si presentavano. E sebbene trovasse spesso diffidenza, poi l'articolo continua in diciamo il trafiletto continua in altre parti, ma che più o meno ci ripropone questo leitmotiv della storia della nascita della Brigata Maiella. Una storia che possiamo rintracciare anche, se non sbaglio, nelle prime, anche nel documento che Ettore Troilo ci ha lasciato, una sua relazione che è stata attribuita dall'analisi archivistica ad Ettore Troilo del 15 aprile 44, in cui più o meno ripropone il 5 dicembre 43 l'avvocato Ettore Troilo, venuto a conoscenza che le truppe alleate avevano occupato Casoli, lasciò la campagna di Torricella Peligna, dove sino allora si era tenuto nascosto per sfuggire alla cattura dei tedeschi. Andando avanti, altrimenti potrei risultare troppo pedante, mentre in un primo tempo sembrò che le sue proposte venissero prese in seria considerazione, più tardi l'avvocato Troilo dovette constatare, per l'improvviso cambio del comando alleato, che tutte le richieste, già oggetto di lunghe appassionate discussioni, rimasero sospese. L'avvocato Troilo però non disarmò, ma anzi prese subito contatto con il nuovo comando alleato e per due volte si recò a Tavernanova, sede del quartier generale alleato, per insistere sul programma più volte esposto. Anche in tale occasione moltissime furono le difficoltà fatte dal comando, che si frapposero alla immediata realizzazione dell'iniziativa. E qui, in quest'ultima parte, già, questo è un documento di Ettore Troilo del 15 aprile del 44, già si viene a creare la prima idiosincrasia con il documento del Piave, perché poi sarà importante per quanto riguarda il J'accuse di Gattone. Nei primi giorni del mese di gennaio 44, grazie al vivo e fattivo interessamento del maggiore inglese Lionel Wigram, che l'avvocato Troilo aveva conosciuto verso la fine del mese di dicembre 43 e al quale si era caldamente raccomandato perché trionfasse la fiera aspirazione dei suoi conterranei, soggette che le loro famiglie con i loro beni alle inaudite violenze dei tedeschi, ebbe la soddisfazione di poter finalmente organizzare e costituire il corpo dei volontari della Maiella. E qui si introduce per la prima volta. Intanto a Civitella Messer Raimondo sorgeva e si sviluppava analogo movimento, che per qualche settimana ebbe vita e direttive completamente autonome, e all'atto del riconoscimento ufficiale della banda dei patrioti della Maiella passò in organico con gli altri protoni che si costituirono a Casoli. Ora, già dai primi documenti che abbiamo analizzato, sono tutti documenti del fondo Brigata Maiella dell'archivio, conservati qui all'archivio di Stato di Chieti. Sono sì, le più, tra appunto, fanno parte del fondo, della busta 1 del fondo Brigata Maiella, e più o meno questo, questa storia così trascritta e ricordata da Ettore Troilo viene ripresa anche nella famosa traduzione in lingua italiana della fonte polacca del secondo corpo d'armata polacco, e anche come incipit al diario storico
della Brigata Maiella, che sono però fonti, e qui vorrei ricordarlo, scritte post, e si andranno veramente a differenziare con le fonti britanniche, e poi vedremo il motivo, scritte queste tra più o meno tra la fine della guerra e il 1946. Allora, vi è un'ultima lettera, credo anche questa molto importante per poter capire, anche perché le conclusioni anche dei miei studi, anche dei precedenti studi, vi è un'ultima lettera che si trova invece nel fascicolo 14, in cui se nella lettera del 15 aprile 1944 Ettore Troilo ci ricorda che la fondazione del Corpo Volontari della Maiella tramite l'intermediazione di Wigram e ai primi di gennaio del 44, come avete potuto leggere, questa è una lettera scritta il 3 settembre del 46, inviata dallo stesso Ettore Troilo a Sua Eccellenza Cipriano Facchinetti, Ministro della Guerra. Caro Facchinetti, mi permette di chiamare la tua personale attenzione su quanto segue. Come è a tua conoscenza e come risulta dagli atti e documenti esistenti presso il Ministero della Guerra, io sono stato durante la lotta di liberazione il comandante del gruppo Patrioti della Maiella, formazione unica del genere in Italia che ha combattuto eroicamente dal Sangro 5 dicembre 43 ad Asiago 1 maggio 45 a fianco delle truppe alleate e alle dipendenze disciplinari e amministrative dell'esercito. Questa è una lettera naturalmente in cui Troilo chiede il riconoscimento ufficiale del gruppo, così come anche appunto le pensioni alle vedove, però ecco, ci restituisce un altro elemento che un po' stona con quanto lo stesso Troilo aveva scritto nel 15 aprile 44, in questo caso riantepone la nascita della Brigata Maiella al 5 dicembre 1944. Direttore, posso andare avanti? Con la reazione di Achille Gattone. Bene, tutta questa situazione 558 fece più o meno questi resoconti che erano stati forniti fecero più o meno arrabbiare, diciamo, posso usare questa parola perché poi sono le stesse parole che userà Achille Gattone, che dalla fine della guerra in poi cercherà di ottenere le diarie, le pensioni per il gruppo dei patrioti di Civitella dal 5 dicembre anziché dal 1 gennaio 44 come era invece stato stabilito per il gruppo dei patrioti della Maiella. Allora 558 scusate. Cosa succede? Che dopo aver visto quella pubblicazione sul giornale Il Piave, Achille Gattone più o meno lancia un j'accuse a Ettore Troilo e al suo gruppo, diciamo, comunque al gruppo dirigenziale della Brigata Maiella, accusandolo di essersi indebitamente preso il merito di aver collaborato con gli alleati in maniera militare sin dal 5 dicembre 1943. È una lettera molto lunga e dettagliata in cui che non possiamo leggere perché è lunga 7 pagine, in cui Achille Gattone riporta, come potete vedere, si ritrascrive i punti di quell'articolo e poi li commenta. Si trascrive il primo brano mistificativo che si trova al principio dell'articolo di fondo. Però in conclusione lui tiene a sottolineare, prima di congedarsi, perché questa lettera è indirizzata al comando della Brigata Maiella, o a quello che rimaneva, e scrive questo. Infine si ripete che l'avvocato Troilo ebbe il comando di un'unica formazione di volontari, denominata Banda Patrioti della Maiella, soltanto verso la metà del marzo 44, quando il sottoscritto e i suoi patrioti non erano più in servizio da un mese, dalla metà del febbraio. Di modo che, anche per evitare ulteriori mistificazioni da parte dell'avvocato Troilo e i suoi coadiutori, il comando di un'unica formazione di patrioti della zona
se un'unica formazione si deve considerare esistente dal 10 gennaio, spetta di pieno diritto dal 5 dicembre 43 al 15 febbraio 44 esclusivamente al sottoscritto. Per completare questo primo quadro di indagine e confronto delle fonti, io credo che sia importante a questo punto leggere una brevissima lettera che Vittorio Travaglini, aiutante di campo di Ettore Troilo, scriverà allo stesso Troilo, una lettera che più o meno abbiamo utilizzato, non voglio sbagliare, io e Costantino Felice, una lettera che a questo punto necessita di un ulteriore approfondimento perché, seppur breve, in realtà può essere, può riportare alla luce una determinata situazione. Dove? Eccola qua, grazie. Allora, la lettera è del 29 aprile 1946. Purtroppo si legge poco. Provo a leggerla piano piano. Gentilissimo avvocato, tramite Troiletto sono venuto nella scorsa settimana in possesso temporaneo di un voluminoso carteggio svolto tra Achille Gattoni e vari entri militari, i quali ultimi hanno rimesso tutto all'Ampi per effettuare una rigorosa inchiesta circa la banda di Civitella. Ho fatto immediatamente fare copie dei documenti più importanti che, riuniti in un fascicolo, ve le rimetto perché possiate rendervi conto sino a quel punto arriva la sfacciataggine di quell'imbecille di Gattone. Il fascicolo originale è stato passato a Troiletto in via assolutamente riservata e di favore, per cui almeno per il momento, a mio vedere, non possiamo metterci a contestare sui giornali o comunque pubblicamente la cosa. Non so se voi potete trovare altra maniera che non pregiudichi chi ci ha favorito. Perché possiate tener presente bene le cose, vi riporto in calce integralmente quando noi abbiamo scritto nel preambolo del primo fascicolo del nostro diario storico circa la banda di Civitella. Immediatamente dopo e nei fogli successivi noi abbiamo trascritto sul diario storico tutte le azioni compiute dal 5 dicembre al 9 gennaio dalla sola banda di Civitella, desumendo naturalmente i dati dei diari storici fattici pervenire dai comandanti di plotone di Civitella, gli ultimi fogli del carteggio portanti la firma di Luigi D'Orazio vi confermano le bugie del Gattone. L'inchiesta sarà effettuata nei prossimi giorni e ho fatto sapere a Troiletto che insieme col capitano già designato dell'Ampi per l'inchiesta è bene che ci si vada entrambi, Troiletto ed io. Se si dovesse fare senza di noi, non vi nascondo che quei partigiani, compresi coloro che sono stati con noi, sino alla fine diranno e firmeranno tutto quello che Gattone suggerirà loro, perché sembra che vada allettandoli con promesse di benefici che deriverebbero ai singoli qualora la banda dovesse essere riconosciuta così come vorrebbe il Gattone. Gradirei sapere che cosa ne pensate e consigli sul da farsi. Come vedete, le sciolte stanno sempre allerta e per ogni cosa. Cordiali saluti, Vittorio Travaglini. Quindi questa è tutto quanto emerge da documentazione già disponibile da tempo nel fondo della Brigata Maiella conservato presso l'Archivio di Stato di Chieti. Sì. Il confronto con la documentazione inglese cosa dice? C'è qualche traccia nella documentazione inglese? Allora. Perché la domanda che uno poi si pone è cosa è stata effettivamente la Brigata Maiella e quando è stata costituita? Questa è una bella domanda. La domanda okay. Però anche Costantino Di Sante qui deve intervenire. La questione, e qui la voglio porre a tutti, e anche dal punto di vista della memoria. Vi è questa possiamo dirlo, vi è questa idiosincrasia nella narrazione.
non è un movimento resistenziale unito, vi sono diverse anime, ma questo penso che fa parte di tutti i movimenti resistenziali, non d'Italia ma d'Europa. Ma soprattutto poi nel tempo, non solo la presenza britannica, a mio avviso, e io pongo la domanda proprio a te, non solo la presenza britannica si è ridotta al solo Lionel Wigram, che poi andremo a vedere, non solo era solo un maggiore, ma per di più era stato dichiarato LOB, Left Out of Battle, quindi era stato dichiarato non idoneo al combattimento. E soprattutto, quindi la presenza britannica diminuisce, ma diminuisce anche la presenza delle diverse anime della resistenza del Sangroventino. Le fonti britanniche, e qui concludo questa comparazione. Allora, le fonti britanniche appartengono alla serie del War Office. Queste più o meno che potete vedere sono tutte le unità che hanno avuto a che fare in poco più di un mese e mezzo con le resistenze del Sangroventino. E più o meno la particolarità, intanto fanno parte del famoso Fondo War Office. Il Fondo War Office attualmente è uno dei fondi più grandi relativi alla Seconda Guerra Mondiale in generale. Ed è uno dei 72 fondi che costituiscono appunto tutta la parte relativa alla Seconda Guerra Mondiale dei National Archives. Il fondo del War Office, il War Office era un dipartimento governativo del governo britannico che si è occupato più o meno dal 1707 al 1963 dell'amministrazione, della dottrina, della politica e delle condotte in battaglia dell'esercito britannico. Questo fondo è suddiviso, pensate un po', in 158 serie, che ne fanno appunto un incredibile patrimonio smisurato, vasto e non ancora mai del tutto analizzato sulla Seconda Guerra Mondiale. L'unità archivistica principale che di solito caratterizza il fondo War Office sono i famosi War Diary. Andiamo a prendere quello proprio dell'unità di Wigram. I War Diary, che erano un atto governativo segreto di carattere militare, segreto ovviamente durante le contingenze belliche, che veniva redatto in duplice copia e che aveva un'importante funzione. Intanto veniva redatto giornalmente, quindi tutte le informazioni riportate per un determinato giorno erano riportate quello stesso giorno, e soprattutto erano... La sua compilazione era severamente regolamentata. Ogni unità dell'esercito britannico aveva un famoso liaison officer delle unità superiori che aveva anche il compito di verificare cosa venivano scritti nei War Diary, anche perché non solo si poteva essere accusati di falso in atto pubblico, ma perché le informazioni dei War Diary potevano in questo caso avvertire unità di comando di presenza nemica in un determinato settore o meno. E si formano, in questo caso hanno una forma tabellare a tabella composta essenzialmente da 5 colonne dove vengono riportati il luogo, la data, l'ora, un evento, cioè un piccolo sommario dell'evento, e poi, come potete vedere, ogni War Diary era formato da una serie di appendici alfanumeriche in cui venivano riportati ordini operativi, interrogatori, mappe tattiche, spostamento degli ufficiali in entrata e in uscita e tutto ciò che concerneva all'unità. In poche parole, veniva tutto quanto registrato. Ora, il concetto è questo. Ora, per rispondere anche alla domanda quando meno più o meno è nata la Brigata Maiella, e io vorrei andare in questo caso all'11 gennaio. Quando la sala del comando
di Foreman del 6° Battaglione Royal West Kent Regiment alle 10.30. E la scena, io lo traduco però ve lo anche indico col mouse, di una conferenza storica che vide la partecipazione di Nick Williams, di Civitella, il suo aiutante, un dottore locale che parlava un inglese americano dell'East Side, il maggiore Foreman, il maggiore Wigram e il locale ufficiale dell'Angot. Allora, senza girarci intorno, anche perché non posso mostrare tutti i diari di guerra, noi la prima testimonianza che abbiamo degli inglesi su Ettore Troilo è quando arriva al comando della 36ª Brigata il rapporto di Ettore Troilo sulla battaglia di Pizzoferrato, in cui viene presentato come adjutant. Adjutant voleva dire appunto responsabile di quella sezione di un'unità militare che aveva il compito di redigere i war diary, annotare le perdite, richiedere il nuovo equipaggiamento. E quindi mi sono ritrovato, per forza di cose, anche nel mio studio, a dover mi imbattere in questo multipiano di narrazione. E quindi, tecnicamente, vorrei tentare di capire poi anche come a livello di memoria cosa è successo, anche perché anche recentissime pubblicazioni di un mesetto fa, se vogliamo dire, di una ventina di giorni fa, si rinsiste con Wigram il 5 dicembre a Casoli e sulla narrazione che la Brigata Maiella sia nata il 5 dicembre. Allora, la domanda che pongo sia al direttore Costantino, sia al sindaco che a Piera della Morgia è: in questo caso che è successo? Lo dico in maniera del tutto limpida, senza... Quindi c'è un cortocircuito delle fonti. C'è un cortocircuito nelle fonti, sì. E questo apre la strada a ulteriori studi e a ulteriori approfondimenti che... penso che Costantino sarà d'accordo, potrebbe essere una delle piste di lavoro su cui gli storici potrebbero impegnarsi per le prossime ricerche. Ma assolutamente, è chiaro che queste nuove fonti, questo cortocircuito, come avete detto, ci pongono di fronte a dover approfondire, chiarire, confrontare. Come sapete, quando ci sono delle fonti, diciamo, bisogna capire, comprendere, contestualizzare, cioè gli storici poi fanno questo, e questa fonte proposta da Di Cinchio, da Francesco, ci offre questo spunto. Ora, su perché questo cortocircuito, io penso che sia interessante sia la lettera del Travaglini, Francesco, che... ma io penso anche il riconoscimento poi ufficiale da parte dell'esercito italiano della banda patriota della Maiella, che come sappiamo, qui non voglio autocitarmi, ma proprio anche riproponendo un mio saggio sulla Brigata Maiella nelle Marche, uno degli ultimi lavori collettaneo curato da Nicola Mattoscio, Combattere cantando la libertà, Brigata Maiella, Resistenza e Bella Ciao, pubblicato da Rubettino, riproponevo, diciamo, un documento dello Stato Maggiore dell'Esercito, il quale c'è appunto sotto la denominazione Banda Periodo della Maiella, l'indipendenza del Regio Esercito Italiano, cui avviene questo passaggio poi interessante siamo, diciamo, intorno al 28 febbraio, quando il maresciallo Messe comunicava allo Stato Maggiore che la formazione entrava a far parte ufficialmente come reparto della 209esima divisione con il nominativo di Banda Patrioti della Maiella. E ruolino e via dicendo. Questo è un altro passaggio secondo me importante, cioè questo ulteriore attore che è l'esercito italiano. E il ruolo di Messe che incontra Troilo, se non ricordo male, a Brindisi o a Bari, adesso, però incontra Troilo, quindi diciamo, c'è un passaggio secondo me interessante anche questo da ricordare.
Ora, lì a me sembra, adesso non vorrei scadere, magari qualcuno mi potrebbe accusare anche te, però lo dice, mi sembra anche, se non ricordo male, prima di Travaglini abbiamo letto il documento di Gattone, c'è questo riconoscimento anche rispetto a quelle che poi sono le pensioni. Quello assolutamente. E quindi, cioè, su questo diciamo, si gioca nel dopoguerra una grande battaglia. Io ho visto una serie anche del fascicolo del ricomparto, cioè dalla commissione abruzzese che deve riconoscere. E quello che accade nel dopoguerra dentro questo riconoscimento è anche quella documentazione va utilizzata un po' con le molle, perché sappiamo bene che molti, no, si autocelebrano, altri producono documenti, si fanno produrre documenti spesso anche dai sindaci, eccetera, per attestare la loro partecipazione. In alcuni casi, diciamo, collimano benissimo con quello che hanno operato, ma ci sono anche delle situazioni. E quindi anche lì tutta quella parte postuma rispetto a una documentazione più coeva va un attimo vagliata. Ecco. E mi sembra che questo sia il caso. Ora, come la risolviamo? Perché poi alla fine io penso che il contributo che Francesco ci ha dato nel suo saggio, come diceva anche il direttore, ha diciamo, delle nuove prospettive sulle quali diciamo, si può ragionare, senza togliere meriti a quello che è stato il movimento resistenziale che ha avuto in quel territorio diciamo, una fiamma importante, non solo per quello che ha dato, per il contributo morale, civile e patriottico, ma effettivamente dare anche un giusto merito a quella che è stata la resistenza di Civitella Messer Raimondo e al ruolo avuto anche dai resistenti civitellesi. Quindi quello che posso augurare è che ci si confronti anche magari con altre interpretazioni che possono essere utili a capire questo aspetto, o altri documenti se emergono. Io penso che anche diciamo prima che magari questo fondo alla fine come diceva il direttore è stato sì studiato, ma forse non approfondito fino in fondo, diciamo, almeno questa era l'analisi, visto una di Stefania Di Primio, vista anche questa, vero che ormai sono passati 13 anni da quando è stato inventariato, però io penso che anche questo ci potrebbe dare un contributo. L'altro aspetto di cui mi sono occupato seguendo un po' la Brigata Maiella lungo le Marche è il ruolo del secondo corpo d'armata polacco, ma questo parliamo diciamo di un passaggio successivo, e anche la relazione che fa Lewicki, no? Che viene più volte anche citata, perché anche lì ci sono dei richiami, normalmente è una relazione anche quella diciamo che riprende alcuni pezzi anche di diari, di memorie e di questioni ecoeve, però anche quella secondo me è in prospettiva di un nuovo studio può essere incrociata, e chissà anche ecco, pensando a nuovi fondi o a nuove diciamo, prospettive anche di ricerca, anche qui forse delle relazioni più puntuali anche da parte dei tedeschi. Cioè, se senza dubbio adesso le fonti tedesche dovranno essere come anche le fonti inglesi, cioè fonti alleate, assolutamente agli scontri avuti, no? Cioè, e lì l'esercito in movimento, cioè, ringrazio Francesco perché c'ha, come avete sentito, la sua grande passione è una lezione di tattica militare che ci aiuta tutti. Cioè, io qualcosa ho studiato, ma naturalmente ammetto che su questo lui è molto molto efficace e capace di darci un quadro esaustivo di quella che è stata diciamo, questa situazione anche di eserciti in movimento rispetto a quello che accade, anche il retroterra che avevano questi eserciti in movimento. Ultima cosa che mi viene in mente è anche appunto, il fondo è stato, ripeto, studiato anche da Nicola Palombaro, l'Allied Control Commission, ma capire anche le relazioni successive che parte emergono anche dall'archivio più di Stato di Chieti, però ecco, anche capire, ecco, quindi queste secondo me con il rapporto con gli alleati anche nel periodo successivo, ripeto, sono cose che sono state in parte diciamo studiate, però forse bisogna continuare a scavare e immagino ecco, che ci possano dare un quadro molto più, già molto complesso e articolato, ma molto
più chiaro e sistematico di quella che è stata la resistenza sul Sangro e in particolare il ruolo avuto da questi attori che qui sono stati citati. Quindi io sono sempre dell'idea che ben vengano nuovi contributi, anche quando mettono, diciamo, non dico in discussione, ma giustamente fanno avanzare le conoscenze e pongono anche delle questioni che non trovo nulla di male in questo caso nel confrontarsi e tentare anche prospettive diverse di narrazione che si possono ottenere con nuove fonti. E nuovi studi. E nuovi studi, questo è essenziale. Benissimo, il tempo del webinar credo ormai, che sia l'ultima possibile, sì. Cioè, quello che effettivamente andrebbe fatto, forse visto che anche il direttore mi confermava che poi l'archivio della Brigata Maiella è qui e invitiamo a venire a studiarlo, nonostante il Covid e tutte le limitazioni, speriamo che ancora con tutte le precauzioni, che il tempo di Covid vanno presi. Senza fonti non si fa storia, nel senso. Questo siamo tutti d'accordo. L'accesso alle fonti rimane sempre garantito. Se i virologi hanno bisogno del virus per studiarlo, gli storici hanno bisogno delle fonti. In effetti gli archivi potrebbero essere interpretati alla stregua dei laboratori per chi si occupa di altre discipline tipo biologia piuttosto che medicina. Allora, in conclusione mi rimane da ringraziare per il suo saluto il sindaco di Civitella Messer Raimondo e l'ingegner Danilo Dorazio, la professoressa Piera Della Morgia, che è la presidente della sezione di Casoli dell'AMPI, e ovviamente i relatori di questa nostra conversazione, Costantino Di Sante e Francesco Di Cintio. Spero che nella trasmissione via web si sia riuscito a percepire tutto quello che avevamo in animo di trasmettere, e rimane l'auspicio di Costantino Di Sante che ulteriori studi possano gettare nuovi approfondimenti, possano portare a nuovi approfondimenti sulla tematica che abbiamo illustrato oggi e anche su altre tematiche che inevitabilmente possono emergere. Buona giornata.